disposto anche a mangiare la merda. Ma Jampitech non l'avrà vinta. Non credo neanche che Jampitech abbia le palle di fare questi abbinamenti strani. Nocciolata con i ceci. Supreme chi? Off-White cosa? Philip Lane chi sei? È online finalmente la Sgarra Shop. Link in descrizione. Ciao ragazzi! Questo è il video delle 24 ore solo cibo marrone. Onestamente Jampitech forse ha sbagliato, perché pensando di darmi del cibo di merda, in realtà mi ha dato un colore che io non pensavo fosse così buono. E se questo video dovesse arrivare a 100.000 mi piace, non faccio niente. Ma in particolare per il prossimo colore da dare a Jampitech, il commento che riceverà più mi piace, un colore ovviamente che nessuno dei due ha fatto, quindi dategli un colore proprio del cazzo, il commento che riceverà più mi piace sarà il colore prescelto da far mangiare a Jampitech. Però vi faccio vedere che cosa ho comprato. Ovviamente non siamo a casa mia, ma siamo in Sardegna, nella casa in Sardegna. Qui c'è la cucina, qui c'è il tavolo dove adesso vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Qui c'è uno dei due bagni, qui c'è un water, qui una doccia abbastanza grande. Qua c'è un'altra finestra, poi si sale e c'è il secondo piano. Però adesso non ho voglia di salire, ve lo faccio vedere dopo. Vi faccio vedere che cosa ho comprato. Però sono tante cose. Io in realtà pensavo che il cibo marrone fosse solo merda, e Jampitech appunto dandomi il cibo marrone pensava di darmi la merda. In realtà Jampitech hai sbagliato di grosso, perché di marroni sono un sacco di cose buone. Dato che io voglio dare un twist a questo video e non rendermi le cose troppo semplici, farò un po' di miscugli strani. Questa è la spesa che ho fatto oggi, cose che tra l'altro mi sono trovato anche in casa già, quindi è stato anche abbastanza easy fare la spesa. Innanzitutto pane integrale, è marrone come vedete, galbanino, questo qua è una specie di budino che mangerò a colazione e a cena, latte, zucchero, cacao, e anche neanche fa così schifo. Poi abbiamo ragazzi una chicca, perché abbiamo ovviamente la pasta integrale che è marrone, il sugo ai funghi porcini di Giovanni Rana, e questa serie di sughi qui di Giovanni Rana è una bomba, io li conoscevo già. Poi ragazzi non potevano mancare ovviamente i Kinder Pinguì, io sono un amante dei Kinder Pinguì, sono strabuoni, cioè in realtà sono un amante, è un parolone perché ne mangio talmente pochi durante l'anno, però sono buoni, se sono oggettivamente buoni. Poi abbiamo da bere i succhini della Granarolo, ne ho presi un po' per bermeli a colazione, a cena. Però disidratato secondo me durante questi pasti. Un po' di frutta secca, ovviamente non potevano mancare le mandorle, non potevano mancare le noci, quindi abbastanza easy. E poi ragazzi ho preso anche dell'uva sultanina, praticamente l'uva passa, cioè questa non saluta mai. Ah, una crema Novi. Io onestamente sarò l'unico sicuramente che mi dirà: ma torna la Nutella è più buona. A me la Nutella non piace, l'ho detto, incazzano tutti con me adesso. Cioè non è che non mi piace, però la Nutella è troppo dolce, quindi io di solito a casa mi prendo la nocciolata, questa qua, o questa appunto della Novi, o questa qua della Rigoni di Asiago, che è fondente, che è tipo una crema alla nocciola e cacao, e non c'è merda. Dato che non potevo farmi mancare la Nutella, perché è comunque buona, ecco, ho preso la Nutella Go, questa tipo tresciata, 1,49 euro. Ovviamente il nocciolato fondente Novi, questo cioccolato buonissimo con le nocciole. Non potevano mancare i ceci, che sono marroni, e i fiocchi di frumento. Tutta questa roba qui che vedete qui, ho speso 23 euro. Quindi spero che questo video faccia almeno 200.000 visualizzazioni, così posso rientrarci nel costo. Però poi devo pagare le tasse. Comunque adesso vi lascio e ci vediamo direttamente domani con la colazione. Buongiorno, sono in vacanza e sono le 8:59. Oh, ragazzi, c'è il cibo marrone. Non avete idea. Ah, vi faccio vedere il piano di sopra della casa. Praticamente questo è il mio armadio, che è diventato un armadio, e questa è la nostra bella casetta. Ma è grande, cioè è gigantesca. Qua invece c'è l'altro bagno, un po' barocco. Mamma mia! Comunque devo dire che la meme di mamma mia Alberto ha contagiato chiunque, ragazzi. Cioè, tutti la conoscono ormai. Adesso scendiamo, andiamo a fare colazione. Avete una ragazza che si alza 10 minuti prima alle 8:30 per farvi la colazione, perché bisogna andare in spiaggia e mi obbliga ad andare in spiaggia alle 9 di mattina. What do you mean? Allora, vediamo cosa ci ha preparato lo chef per colazione. Il caffè, che ragazzi, credo che il caffè fatto in moka, credo che sia la cosa più incandescente della storia. Neanche il sole raggiunge determinate temperature. Poi abbiamo il nostro succhino, la Nutella con i grissini me la lasci per cena, grazie mille. Il caffè, un pochino di frutta secca. Il sugo di Giovanni Rana non è una sponsorizzazione, ma spero che lo sia un giorno. Oh, ma è fortissimo! Oh!
Te lo chiedi, prego. Ovvero i funghi la mattina forse sono la cosa più schifosa da mangiare. Però infatti non lo mangerò. Per colazione ci siamo. Da assaggiare questo squeezy and go. Credo che sia abbastanza cringe. Merita oppure no? Non fa schifo. Sta di budino. Si conserva a temperatura ambiente. Dopo l'apertura conservarlo in frigorifero. Abbiamo un problema. Questo qua non possiamo portarlo al mare. Se no mi viene la lebbra. Kinder Pinguì. Allora io non mangio merendine. Partiamo da questo presupposto. Proprio zero merendine. E questo snack, il Kinder Pinguì al cocco, è merita. Davvero. Buono. E un cucchiaio, donna, per cortesia. Oh, vedi che segui gli ordini. Aia, no. Procediamo con la nostra colazione. Questa nocciolata qui è buona, perché praticamente è solo nocciola e cacao. Perché a me piacciono i gusti un po' amari, non troppo dolci. Tipo io il caffè lo bevo senza zucchero, per farvi capire il tasso di amarezza. Non si può dire. Tasso di amarezza non si può dire. È come fossero i giocatori senza denti. Le noci sulle nocciole. È molto buono. Vediamo adesso al mare. Vi porto in un'altra delle spiagge più belle della Sardegna. Anzi, del mondo. Wow, le spiagge più belle del mondo, secondo me. Eccoci qui nella spiaggia. Abbiamo adibito a campo nomadi. Abbiamo la tenda, l'ombrellone con la tenda. Il nostro ombrellone gira facile. Questo qua, ragazzi, è una figata. Oh, non si spacca con il vento perché gira e va contro vento in automatico. E la nostra spiaggia è più attrezzata. Pazzesco, vero? Come questa è la nostra spiaggia di oggi. Siamo a Porto Giunco. Noi siamo messi nel punto a ovest, che dalle spalle a ovest, in modo tale che il vento non ce lo pigliamo. Però qua il mare è iper calmo, iper trasparente. Spero Dio cammina sull'acqua, vi faccio vedere. Allora ragazzi, un sacco di pesci vicino, guardate. Voi capite quanto cazzo è limpida? Ali, ma che cosa sta succedendo? Non vedo le foto bene, se no. Ah, ragazzi, io mi dissocio. Racchettone preso. Adesso vi facciamo vedere quanto facciamo cagare. Non so se si vedrà niente, perché sto inquadrando completamente a culo. Voglio provare a tuffarmi di pancia come gli americani. Fa male, ragazzi, ma come fanno gli americani a tuffarsi sempre di pancia? Guarda Ali, ti faccio vedere un po' di miei skill. So fare la verticale. Bravo! La parte più bella del mare è quando voi entrate in acqua e pisciate fortissimo. Marcello, what do you mean? Comunque l'acqua, ragazzi, è talmente chiara che se io mi guardo nell'acqua mi rispecchio. C'è tutta aria protetta, anche la parte della vegetazione che vedete. Ovviamente ci sono le dune. Questa è tutta zona protetta e quindi ieri c'era un bastardo, un signore che stava lì vicino agli scogli. Lanciava il pane sopra tutto l'acqua, i pesci, qua è pieno di pesci, ragazzi, c'è un bordello di pesci davvero. I pesci andavano lì a mangiare il pane e col direttino li tirava su. Infatti abbiamo chiamato i bagnini che sono venuti qui e spero che gli abbiano fatto una multa abbastanza salata. Provo a vedere come si usa questa cosa infernale. È il modello per handicappati, perché non è ovviamente di legno ma è di materiale sintetico. In teoria dovrebbe reggermi. Di solito i surfisti hanno i capelli lunghi e sono biondi. Io non sono né biondo e non ho neanche capelli. Serve solo un po' di confidence. Amici miei, lo facciamo per amore della scienza. Ma mi sa che c'è qualcosa di sbagliato in tutto questo. Non si può fare. Ma malissimo. È più infernale di qualsiasi altra cosa infernale. Davvero impossibile. Al momento credo che lo utilizzerò come materassino. Mi sa che si fa nell'acqua molto bassa, quasi a pelo d'acqua. Nella teoria, quindi ti fai ancora più male di quanto me ne sia fatto io. Non puoi fare un equilibrio, è impossibile. Charlie, ma ti sembra il modo di parcheggiare la mia barca? Adesso devo andarla a spostare. Donna al volante, pericolo costante anche in mare. Adesso vado io a spostarla, non ti preoccupare. Ah, che palle, ragazzi. Questa è una delle battute più scontate che si potesse fare sulle barche. Fanno tutti su Instagram. Comunque questo è il mare di pomeriggio. Ecco qui il nostro cibo marrone di oggi. La nostra pasta marrone. Io direi di assaggiarla però.
completamente congelata. Ma ci fa cacare. È solo da girare. Ma scusa Ali, ma sfruttiamo le nostre risorse naturali. Mettiamola al sole un attimo. Importante ragazzi assumere i nutrienti per sopravvivere alla giornata. Cibo marrone a pranzo bocciato. Comunque non è malissimo. Sa di funghi. Piatto finito, come potete vedere. Voto molto basso. Mi sto leggendo in spiaggia questo libro qua. La verità del ghiaccio di Dan Brown. Che è davvero figo. Non pensavo che Dan Brown mi prendesse come R.R. Martin. Che è quello di Game of Thrones. In questo bellissimo parcheggio nello sterrato. Faccio vedere dove eravamo oggi. Praticamente, vedete? Ma noi eravamo praticamente qui sotto. Adesso andiamo a Villa Simius. Siamo arrivati a casa, nostra veranda, fighissima. Vedevo l'ora di mangiare i miei ceci con la nocciolata. Vediamo, piat. Direi che come cena, dato che non ho voglia di mangiare carbo, mangiamo un po' di ceci. Abbiamo un po' di noci, un po' di mandorle, direi che ce le mangiamo come snack. Poi tiriamo fuori il Kinder Pinguì. Poi abbiamo la nostra nocciolata. La creme della creme, andiamo a tirare fuori i nostri ceci, che sono la base della nostra cena di oggi. In realtà io potrei mangiare decisamente meglio, però dato che voglio rovinarmi la serata, mangerò anche queste noci, che le finisco, e le riaprirci anche delle mandorle. Abbiniamo al tutto la nocciolata accanto alle nostre mandorle. E allora questi video mi servono per provare degli abbinamenti particolari, tipo la nocciolata con i ceci. E com'è? È buono. No, non avete idea. La nocciolata con i ceci è stata una scoperta incredibile. I ceci si possono utilizzare anche come dolce, in qualche modo. Non so in che modo, ma sono strabuoni i ceci con la... Cioè, i ceci con la Nutella sono buonissimi. Magari voi pensate, no, sto, mi stai scherzando. È buono. Però no, è una cena molto proteica. Poca mandorle, 19,58. L'altra volta, tra l'altro, se non sbaglio, mi hai detto, ma Stormy, hai mangiato diversamente, no? Perché nel video della Ferrari, io l'avevo registrato dopo, però per farvi degli spoiler, appunto, del video in Ferrari, avevo messo il video in Ferrari dove avevo mangiato il McDonald's nel video precedente. Per questo avete visto la Ferrari nel video del cibo. Parliamoci chiaro, ma non è stato difficile mangiare marrone. Cioè, avrei potuto mangiare normalmente, dato che me l'ha data troppo facile. Ho deciso di modificare un po' i piani. Invece, voglio vedere se avete il coraggio anche voi di mangiare i ceci con la Nutella. Diciamo che sono abbastanza pieno. C'avevo anche queste scatolette di tonno, 200 grammi di ceci. Passiamo invece al dolce. Abbiamo il Kinder Pinguì. In realtà avevo anche l'uvetta, però l'uvetta non so dove metterlo oggettivamente. Questo coso magari me lo lascio la mattina questi giorni. Mangiare un Kinder Pinguì abbastanza easy. Diciamo che non è la cena più sana che voi possiate fare. Che fai? Te ne privi di mangiare questa roba qua? Io l'ho già detto durante il video, questa è una cosa molto buona. Nutella ragazzi, se voi la lasciate troppo un po', vedete che gli elementi si scompongono. L'olio di nocciola e l'olio di palma praticamente si scompongono e vi rimane tutto l'olio sopra. Un po' quello che succede anche con tutti gli altri burri di nocciola, di arachidi. Però quello che fa schifo è l'olio di palma, che è tipo bianco, mi fa vomitare. Mi raccomando ancora 20.000 mi piace qui sotto nei commenti per non fare niente. Ma soprattutto mettetemi un colore da dare a Jumpydeck, così poi glielo do nelle storie. Il colore più votato sarà utilizzato. Mi raccomando, scrivete un colore che non è ancora passato ovviamente. Cioè non scrivetevi l'arancione che abbiamo già fatto i video, quindi ricontrollate i video che abbiamo fatto e datemi un colore. Io ho in mente il blu. Blu non c'è niente. Come colore c'è anche il nero. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa. E noi ci vediamo in un prossimo video. Woo! Ah, non è uno sponsor a Nutella, sia chiaro.